Di replica, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti presentati. La Commissione Affari Costituzionali ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Informo l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principio riassuntivi ai sensi dell'articolo 85,8 ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine, il gruppo Lega Nord Autonomie è stato invitato a segnalare gli emendamenti da proporre comunque in votazione. Crippa, su cosa? Sull'ordine dei lavori, Presidente. Mi dica. Il Movimento 5 Stelle, il 26 di luglio, aveva mandato alla Presidente Boldrini una richiesta riferita a una questione di competenza rispetto agli atti del Governo 314 e 315. Lo faccio adesso perché è evidente che poco fa si sono conclusi i lavori delle commissioni e dalla Commissione Difesa sono stati votati i pareri rispetto a questi atti del governo. Io credo che non avendo il gruppo Movimento 5 Stelle ricevuto alcuna risposta rispetto a quella lettera che avevamo inviato il 26 di luglio, chiedendo che quell'atto venisse almeno coassegnato o almeno venisse richiesto alla decima commissione attività produttive un parere, visto che di fatto vengono utilizzati i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico per fare attività in Crippa, campo non è della procedurale difesa. rispetto a quello che No, stiamo però io le facendo. chiedo che in realtà poco fa i provvedimenti sono stati conclusi e noi non abbiamo avuto una risposta dalla Presidenza degna, tant'è che il provvedimento è già arrivato a conclusione, quindi arriverà una comunicazione postuma e credo che quando un gruppo solleva la necessità di Va bene, guardare Crippa, nel io prendo merito, atto di quello che no, mi ha aggiungo detto. una cosa Ma no, riferita ma non è procedurale al momento. Guardi, ordine dei al... lavori, non possiamo intervenire su No, tutto. Abbiamo i rispetto fine al bilancio di seduta, adesso, abbiamo all'ultimo. i fine seduta e può No, non è intervenire. fine seduta. Rispetto al bilancio odierno, ricordo che c'è alla voce del bilancio la promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, innovazione e di responsabilità sociale. All'interno di queste è stato assegnato alla decima Crippa, la commissione un parere ringrazio. nel merito. Grazie. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore e il rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalati ovviamente per la votazione. Prego, la parola al relatore. Grazie Presidente, per le motivazioni già ampiamente espresse nella discussione generale, parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1. La ringrazio, il governo. Conforme al relatore. Bene, la ringrazio. Allora, siamo sugli identici 1.1 Alberto Giorgetti, 1.2 Palese, 1.3 Guidesi, 1.4 Melilla. I pareri sono contrari, ci sono interventi? No? Dichiaro aperta la votazione.